Si chiude il sipario sulla quarta giornata di Serie C, si affrontano in una sfida del tutto inedita il Beverly Hills contro il Fravia Melia, una partita molto importante perché sono due squadre che devono dare delle risposte al campionato. Da parte c'è il Fravi di Marco Vignan, oggi compie gli anni, 2 anni il figlio Mattia, quindi facciamo gli auguri. Un Fravi che vincendo si porterebbe a 9 punti, si porterebbe vicinissimo al gruppetto di testa, ma dall'altra parte c'è un Beverly Hills che ha bisogno di immagazzinare i punti per non vedersi allontanare dalle zone nobili di classifica e che oggi porta anche qualche nuovo elemento per cercare di sbloccare e di uscire dall'impasse di questa situazione. Allora, dal campo Terni Est, un saluto a Marco Rompietti. Questa è la sfida che vedrà frapporsi Beverly Hills contro Fravia Melia. Ancora a cercare Maccaglia, controllo elegante del 18 che si gira e calcia! Gol bellissimo che apre la sfida dopo neanche 2 minuti sul cronometro di gara. Cristiano Maccaglia fa tutto da solo, stoppa un gran pallone, si gira in un fazzoletto, esplode la conclusione col destro, parte sciurra per la rete del vantaggio del Fravi. Si propone Cristiano Minutillo che stoppa questo pallone in posizione di filata. Minutillo ha trovato un angolo impossibile, Cristiano Minutillo, la reazione immediata da parte di Beverly Hills, un botta risposta di grande qualità dopo il gol di Maccaglia. Minutillo, da posizione veramente defilata, riesce a calciare col sinistro e a trovare l'angolo giusto per il pareggio del Beverly Hills. Siamo già 1-1. Occhio a Minutillo che chiama palla, c'è l'intercetto da parte di Barchini che però regala palla involontariamente a Conti, che può anche guardare a porta e concludere sul fondo di un nulla. Ma Minutillo è bravo a rientrare generosamente, poi con un numero riesce a passare. Ancora Cristiano Minutillo che cerca il destro a giro in due tempi Giacobini, poi esce dall'area ed è quindi calcio di punizione dal limite per i Beverly Hills. Si è provato a battere subito velocemente nel traffico, hanno un po' sprecato questa situazione già dei Beverly Hills, e occhio al contropiede perché se ne va ancora una volta Maccaglia da una situazione tutta a favore dei Beverly Hills. La grande confusione dei rossoblù, ne ha approfittato Maccaglia che è ripartito a tutta velocità e con un destro fulmineo, sia pur centrale, segna il gol del nuovo vantaggio Fravi. Poi la palla arriva verso Maccaglia, Maccaglia innesca un altro duello con i difensori avversari, Maccaglia va vicino, un altro gran gol vicino alla tripletta. Fedorov di prima intenzione, Grasselli col petto, Maccaglia, tutto bello per i Fravi con la girata vincente di Grasselli. Con l'infortunio di Sciurra chiama anche il time out la formazione di Beverly Hills. Va detto, sicuramente il gol è stato un po' fortuito per l'esecuzione finale, ma è stata un'azione molto molto bella di un Fravi del tutto convincente, 3-1 con questo gol di Grasselli. Poi il rimpallo, favorisce ancora Mario Cercisi che sbaglia tutto, regala la palla a Mustafa Bulis, a servire ancora Maccaglia, se la porta sul sinistro, incrocia la conclusione, diventa quasi un assist ed è bravo in estirata Cercisi a rimediare al suo stesso errore. Allora riparte ancora la formazione merina con Amadoro, Eugenio Amadoro va con l'esterno, palla deliziosa verso Bulis. Morresi perde palla, attenzione, ancora Amadoro, la mette al centro verso Mustafa Bulis che si fa ingolosire dall'idea di calciare a giro. Attenzione ancora a questo pallone verso Morresi che ha cercato il colpo da biliardo, la palla è uscita fuori di un nulla. Termina qui la prima fase di gioco sul punteggio di 3-1 in favore della formazione menina del Fravi, che sta conducendo grazie soprattutto a una grande prova di Cristiano Maccaglia tra i 2 gol e la rete di Grasselli. In mezzo c'è stato il gol di Minutillo. Bulis cerca ancora il guizzo in mezzo a 3, riesce a passare e sfodera poi una bella bordata, stavolta ha usato la sciabola direttamente e non il fioretto. Mustafa Bulis fa subito 4-1 dopo 20 secondi e corsa la ripresa, una partenza killer della formazione menina. Lo commette ancora ma si prosegue perché tira Minutillo, c'è la parata e poi la ripartita sotto porta è di Morresi, accorcia le distanze Manuel Morresi per il gol del 4-2 in un momento sicuramente importante della partita, perché il Beverly Hills ha bisogno necessariamente di tornare in gara. Un errore della formazione merina che ha rilanciato in qualche modo la ripartenza del Beverly Hills. Il tiro è stato precedentemente parato da Giacobini, poi sua ribattuta, è stato bravo Morresi. Un tiro di testa, premia Morresi, Giacobini ci mette il corpo e chiude. Controlla, cerca il tiro al volo, viene chiuso Cercisi che poi bravissimo a seguire stirata Morresi, Giacobini la tiene lì. Parte Minutillo, il suo destro, una deviazione poi sotto porta, Conti, bravo Conti che resiste, gran giocata del 10, Conti, Giacobini. Non era facile per il portiere del Fravi perché l'ha vista all'ultimo, ma che bella giocata da parte di Alessio Conti. Fedorov attacca Cercisi che gli soffia il pallone, attenzione a Mario Cercisi, ha spazio anche per concludere in porta. E come si è acceso Mario Cercisi, a un primo tempo sornione, si è accesa anche la sua squadra.
Fedorov sta per buttare giù la traversa. Sbaglia ancora, tanti errori di sufficienza del Fravin in questo secondo tempo. Occhio che ne può approfittare Berlinz, che ci sta credendo, con Conti che si crea il presupposto per calciare in porta. C'è la direzione, parata di Giacobini e sarà calcio d'angolo. C'è Cizzi, va Marion con il destro deviato, poi Morresi cerca una mezza rovesciata. Grasselli, bella giocata nello stretto, parte in velocità Grasselli, a parare rimane un po' sotto, riesce comunque a servire Mostafa Bulis. Si ferma Bulis, calcia! E attraversa schicciata. Ci ha provato ancora una volta Rosa. Maccaglia fa tutto da solo, ignorando i compagni. Maccaglia insiste ancora il 18. Alla fine si appoggia in Grasselli. Bravo, però Minutillo che gli sradica via il pallone e parte in contrattacco. Attenzione a Cristiano Minutillo che fa tutto da sé. Minutillo insiste, la mette sul secondo palo, c'è il salvataggio, poi Morresi. Conti calcia una bordata che Giacomini risponde ancora. Morresi, Minutillo, Marian Cecizi guarda la porta e Giacobini si oppone. Non è ancora finita, altra conclusione. Per tenere l'arbitro fischietto in bocca, Maccaglia vede un filtrante buono per Grasselli che la chiude così. La chiude nel finale Grasselli sulla palla al bacio da parte di Maccaglia. Loro due sono stati i mattatori di questa sfida che porta in trionfo il Fravi, che vince 5-2 al campo di Tarnier. Infatti, ecco che arriva il triplice fischio finale, ma è stata una vera partita e al netto del risultato, cui vanno fatti i complimenti a formazione Marco Winendel, si è assistito anche ad un ottimo Berlinz, soprattutto nella ripresa. Ma secondo me con lui all'inizio l'abbiamo un po' ammazzati, 2-3 gol subito e... lui tira bene dove sta. Sembra che vi intendete parecchio, insomma, adesso ho capito bene, se ho capito bene siete anche vicini di casa, sì. Quindi insomma. Io parecchio, la squadra c'è, il gruppo pure. Quindi. Sì, manca, come ha detto il Poli di due giornate fa, mancano un po' di presenze. Però se no. Beh no, bello, una bella esperienza, è organizzato veramente bene. Complimenti a voi organizzati.